Siamo con Andrea De Lutis, rappresentante della FIAMME CGIL di Chieti, davanti all'azienda Tomassetti qui a Chieti Scalo, che si occupa di meccanica, un'azienda che negli anni passati ha avuto un certo fatturato, insomma è arrivata ad avere anche 70 dipendenti, adesso poco meno della metà ed è in crisi. Sì, questa è un'azienda che per il territorio è sempre stato un fiore all'occhiello, un'azienda importantissima con clienti importantissimi, subisce la crisi a causa del purtroppo dei problemi di salute del proprietario che ci hanno portato negli anni scorsi a chiedere un amministratore di sostegno. Oggi in realtà la crisi non è una crisi produttiva perché nei fatti il lavoro c'è e negli ultimi anni grazie all'impegno che abbiamo messo in campo, che hanno messo in campo i lavoratori, iniziava a tornare lavoro. Purtroppo la crisi è finanziaria e la gestione che sta avendo in questo momento, in questo frangente di tempo, l'azienda a causa dell'amministratrice di sostegno, specialmente nelle ultime settimane, sta portando l'azienda verso un epilogo fortemente negativo. Lavoratori che sono senza stipendi? Allora, i lavoratori sono con stipendi arretrati, ogni mese, quasi tutti i mesi, ultimamente siamo costretti a scioperare per avere gli stipendi, impegni non mantenuti, metà salute che è, diciamo, una sanità integrativa ai lavoratori non è più in regola, quindi non sta elargendo più i servizi, però comunque nei mesi passati stavamo iniziando a vedere la luce fuori dal tunnel, poi non si capisce cosa sia accaduto. Negli ultimi due mesi l'amministratrice di sostegno ha tagliato fuori delle persone che l'aiutavano a gestire l'azienda e non si capisce perché oggi sono arrivate delle lettere di licenziamento, noi non sapevamo di questo. Fulmine a ciel sereno, la nostra stessa RSU è stata licenziata. Ovviamente questo scaturirà delle vertenze nei confronti dell'azienda che pregiudicheranno ancora di più l'esistenza. Sembra un cane che si morde la coda, c'è possibilità di venirne fuori, di salvare questa azienda che, come ha ricordato, è un fiore all'occhiello di Chieti Scalo e della Val Pescara? Certo, allora le soluzioni sono pochissime. Noi nelle settimane scorse abbiamo già depositato un documento verso il Tribunale di Pescara, abbiamo chiesto l'attenzione del giudice che ha affidato l'azienda all'amministratrice di sostegno e abbiamo detto che ci sono dei problemi gravi, che c'è la necessità di intervenire urgentemente, perché l'unica via molto probabilmente è quella, mettere persone competenti alla gestione dell'azienda